Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo del trattamento Mommy Makeover e lo faremo insieme al dottor Vito Toto in collegamento da Roma. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei, dottore. Quindi, dottor Toto, lei è un esperto quando si parla di rimodellamento corporeo. Quindi le chiedo che cos'è esattamente Mommy Makeover e qual è l'obiettivo di questo insieme di trattamenti? Allora, Mommy Makeover è un termine coniato dagli americani che a cui piace di solito con una singola parola indicare dei trattamenti, in realtà più che trattamenti sono delle procedure chirurgiche, degli interventi veri e propri, e quando parliamo di mommy makeover indichiamo un insieme di interventi chirurgici su più parti del corpo che vengono eseguiti contestualmente, cioè un unico intervento che consente di modificare diverse zone del corpo, in particolare le mammelle e l'addome, che sono le principali aree del corpo che risentono delle gravidanze, perché Mommy Makeover è un intervento che si rivolge a tutte le donne che hanno subito dei sostanziali cambiamenti dopo le gravidanze e il cui fisico non è più riuscito a tornare alla condizione che aveva prima della gravidanza. Chiaramente anche in questo caso le modifiche che il corpo subisce sono variabili. Ci sono tantissime donne che non subiscono dei cambiamenti sostanziali, per cui sia le mammelle dopo gli allattamenti che l'addome dopo la gravidanza stessa mantengono ancora una conformazione molto, molto piacevole e naturale. Poi ci sono altre circostanze invece dove sia le mammelle che l'addome subiscono delle modifiche abbastanza importanti. Le pazienti avvertono un continuo disagio con il proprio corpo e quindi si rivolgono a noi specialisti. Devo dire, senza falsa modestia, a me in particolare, perché eseguo tantissimi di questi interventi ed è diventato il Mommy Makeover sicuramente l'intervento principale, quello che seguo di più nella mia pratica clinica quotidiana. Dottore, quindi abbiamo visto come la combinazione degli interventi che possono essere fatti insieme, abbiamo visto di solito sono l'addome e il seno, ma ci sono anche altre combinazioni, altri tipi di intervento che possono essere combinati durante lo stesso intervento? Sì, di solito l'altro intervento che viene seguito spesso in combinazione chiaramente un intervento al seno oppure ad un intervento all'addome è la liposuzione. La liposuzione dei fianchi, della regione trocanterica, la liposuzione delle cosce, la liposuzione della schiena. Questi sono gli interventi che consentono poi di ripristinare la morfologia corporea. A livello mammario si possono eseguire, è molto variabile l'intervento, ci sono tantissime modalità, una mastoplastica additiva semplice, una mastopessi con protesi, a volte anche una mastoplastica riduttiva se il seno è particolarmente prosperoso. A livello addominale invece eseguiamo un'addominoplastica o mini addominoplastica con lo scopo principale di andare a correggere una patologia molto molto comune che colpisce una donna su tre dopo le gravidanze, che è la diastasi dei muscoli retti, cioè i muscoli retti dell'addome che si separano durante la gravidanza e poi non riescono più a ritornare, diciamo tra virgolette, al loro posto, per cui nella zona centrale è come se ci fosse un buco. Non è tanto una problematica estetica, anche se pure da un punto di vista estetico la pancia risulta sempre protrusa verso l'esterno e quindi a volte la paziente sembra ancora incinta, tipo al quinto, sesto, settimo mese in alcune circostanze, però il problema è soprattutto funzionale, cioè legato ai sintomi che sono correlati alla diastasi, ovvero la lombalgia cronica, perché la diastasi comporta un'iperlordosi della colonna lombare e l'incontinenza urinaria da sforzo.
Per cui queste tipologie di interventi sono davvero, davvero vantaggiosi perché consentono di mettere a posto la funzione, noi la chiamiamo così, in modo tale da risolvere tutta la sintomatologia e contestualmente di risolvere anche la problematica estetica che in molte circostanze è secondaria, una conseguenza della correzione funzionale che andiamo a fare. Eh sì, dottore, praticamente in un'unica soluzione una donna, a parte l'aspetto funzionale del proprio corpo, ma riottiene praticamente un corpo, una silhouette praticamente perfetta in un'unica soluzione. Esatto, in un'unica soluzione e io prima di arrivare a questo ho fatto tutta una serie di studi. Poi attualmente io sono una persona molto pragmatica e anche molto, molto pratica, poi sono un tipo molto, molto preciso, a me piace risolvere subito le varie problematiche. In me l'idea di specializzarmi, ultra specializzarmi nel mommy makeover nasce proprio dal fatto che le pazienti facevano prima magari l'addominoplastica e poi dopo qualche tempo tornavano che avevano il desiderio anche di risistemare il seno, le mammelle. E quindi ho cominciato a pensare, dico, secondo me potremmo riuscire in un unico intervento a risolvere il problema. Con il tempo ci siamo settati sempre di più con i miei collaboratori, perché adesso io ho dei collaboratori fissi, quindi abbiamo un'equipe anche con gli anestesisti, la fisioterapista, siamo un gruppo diciamo molto 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 affiatato e molto settato proprio su queste cose e quindi riusciamo a fare in assoluta sicurezza anche delle procedure chirurgiche piuttosto lunghe con una ripresa molto molto buona da parte delle pazienti, perché poi anche per il post-operatorio, che è una cosa che spaventa un po' le persone che si sottopongono ad interventi comunque impegnativi, diciamo il post-operatorio è legato soprattutto all'addominoplastica più che all'intervento al seno, per cui nel momento in cui si fanno insieme la paziente già deve stare più a riposo perché ha subito l'intervento alla pancia, contestualmente le mammelle che sono state operate continuano a guarire, diciamo, nei giorni. Alla fine, dopo 15-20 giorni dall'intervento, la paziente già sta molto 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 bene. Poi ci vogliono ovviamente dei mesi per arrivare ad un risultato definitivo. C'è un percorso che comincia ad un mese dall'intervento anche con la fisioterapia che io attualmente prescrivo praticamente a tutte le pazienti, e così si riesce ad ottenere un risultato che la paziente stessa mi riferisce essere una vera e propria rinascita. Questo è quello che ci riferiscono sempre i pazienti, e noi siamo molto molto contenti di questo. Quindi una rinascita. Dottore, per questo tipo di intervento, che tipo di anestesia viene utilizzata e quanto dura questo intervento? Allora, l'anestesia è sempre un'anestesia generale. Spesso alcune pazienti che hanno paura dell'anestesia mi chiedono di poter eseguire l'intervento in anestesia tipo spinale, epidurale, delle anestesie parziali, tra virgolette, no? Che però a mio avviso sono poco sicure. Per cui l'intervento viene eseguito sempre, sempre in anestesia generale, che è anche più sicura per il paziente stesso. La durata degli interventi è variabile, dipende ovviamente da quello che dobbiamo fare. Faccio un esempio: l'ultima paziente, l'ultimo intervento l'ho eseguito ieri pomeriggio. La paziente era magra, ha eseguito una mastoplastica additiva semplice con la tecnica dual plane e una mini addominoplastica, quindi l'intervento è durato 3 ore e 40 orientativamente. Io poi sono molto molto fissato sui particolari, per cui tanto tempo lo perdo proprio nei dettagli, perché altrimenti l'intervento si potrebbe fare anche con una mezz'ora, 40 minuti in meno. Però poi magari mi fisso con dei piccoli dettagli e fino all'ultimo punto cerco proprio di essere preciso al massimo.
Eh sì, dottore, lei poi fra l'altro nell'ambito della chirurgia estetica ha avuto la volontà di approfondire proprio questo ambito così complesso, così difficile anche. Quindi ogni volta è un'opera d'arte praticamente. Ma sì, diciamo che le opere d'arte sono le pazienti stesse, questa è la verità, non è che siamo noi, perché poi noi alla fine ripristiniamo la morfologia corporea, quindi non è che andiamo a cambiare nulla, noi cerchiamo semplicemente di riportare quel corpo ad una condizione simile a quella che c'era prima della gravidanza. Poi i risultati sono molto belli perché sono le pazienti stesse che con il loro fisico, con il loro corpo ci consentono di ottenere ciò, ma non andiamo a stravolgere nulla comunque. Questo è molto importante da sapere, soprattutto le pazienti che mi manda, soprattutto quest'estate mi hanno mandato tantissime foto dal mare, sembrano delle pazienti normalissime che non sono mai state operate, ma hanno un fisico che diciamo è molto molto piacevole. Questo è il concetto di questo tipo di chirurgia. Dottore, qual è il percorso post-operatorio quando le sue pazienti tornano a godere del loro nuovo fisico in maniera normale, in maniera completa? Ah, diciamo che quando facciamo questi interventi, i primi 3 mesi sono quelli un po' più critici, tra virgolette, perché bisogna portare la pancera. Quindi per un paio di mesi si porterà il reggiseno sportivo, quello che prescrivo dopo gli interventi al seno, e poi per 3 mesi va portata la pancera. Superati quei 3 mesi, poi c'è ancora l'edema postoperatorio, è ancora visibile. In alcuni casi per nulla, in altri casi si nota un pochettino di più. Per cui in media bisogna aspettare 5-6 mesi per avere un risultato proprio definitivo. Però faccio un esempio, la paziente che ho operato ieri, l'altra paziente che opererò domani, che stiamo ancora all'inizio di febbraio, si ritroveranno a giugno-luglio che possono andare tranquillamente con costume e 2 pezzi al mare e staranno già molto 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 bene. Per cui il post-operatorio funziona un po' così, a partire da un mese dall'intervento si comincia la fisioterapia che io tendenzialmente attualmente prescrivo sempre, che consiste nei massaggi linfodrenanti, nei trattamenti della cicatrice, nella riattivazione della parete muscolare per quanto riguarda l'addome, e questo ci consente di ottenere dei risultati ancora migliori di come era in passato, sinceramente. Però diciamo che il post-operatorio non è così critico come sembra. Faccio un esempio molto banale. Tante mie pazienti vengono da altre regioni, per cui magari quando vengono dimesse prima di rimuovere i drenaggi e di ritornare a casa, rimangono qualche giorno tipo in hotel e spesso mi mandano delle foto che magari sono andate in giro per Roma, per i parchi, qualcuno è andato a mangiare fuori al ristorante, per cui non è poi una cosa così critica. E di solito, questo è molto importante pure da sapere, le ultime pazienti che ho operato, che venivano tipo da Milano, l'ultima da Cagliari, sono ritornate a fare il controllo, intanto sono ritornate dopo 5 giorni a casa, e poi sono ritornate a fare il controllo post-operatorio a 2 settimane dall'intervento completamente sole. Una ha preso il treno, l'altra l'aereo, però sono riuscite tranquillamente da sole a 15 giorni da un intervento che comunque, diciamolo, voglio dire, è impegnativo, non è sicuramente una passeggiata, però la ripresa è molto rapida a mio avviso. E questo vale per tutte le donne che si sottopongono a questo intervento, perché non operiamo solamente ragazze giovani, operiamo anche... Ho fatto un mommy makeover e mi è capitato un annetto fa più o meno in una signora di 60 anni. Una delle ultime pazienti che ha fatto con me una dermolipectomia addominale e mastopessi, questo risale a fine gennaio, quindi a 10 giorni fa, ha 67 anni, per cui è un tipo di chirurgia che ormai si rivolge anche a persone che sono un po' più in là con gli anni, non solamente ragazze giovani, che quindi tu dici
ovviamente giovane e si riprende prima. Questo non è vero, dipende sempre dal paziente, dallo spirito con cui affronta questa problematica. Se si affronta con lo spirito giusto, poi giorno dopo giorno migliora sempre di più. Dottore, per quanto riguarda le cicatrici, quali sono le vostre strategie per minimizzarle? Allora, intanto cerchiamo di fare delle buone suture, partiamo da quello che è la cosa migliore, però c'è un detto nel nostro mestiere che dice così: la sutura la fa il chirurgo, la cicatrice la fa il paziente, perché nonostante noi ci impegniamo al massimo, a volte può essere che la cicatrice non sia ottimale, perché la cicatrizzazione è una questione costituzionale, cioè chi cicatrizza benissimo, chi un po' meno. Per cui ovviamente la cosa importante è cercare di aiutare la cicatrice a venire meglio. Io prescrivo sempre il gel di silicone, che è sicuramente il presidio medico che funziona di più per far venire delle buone cicatrici, e poi con la fisioterapista con cui collaboro si fa tutto il trattamento della cicatrice con lo scollamento manuale, proprio per evitare delle aderenze profonde. Un'altra cosa importante su questo argomento è che la cicatrizzazione dura in media quanto una gravidanza, si dice in gergo, per cui bisogna aspettare almeno 9-10 mesi per avere proprio una maturazione completa della cicatrice. Poi a distanza di un anno e mezzo più o meno dall'intervento, la cicatrice è diventata molto molto chiara e a volte non si nota quasi più, però questo dipende sempre dal paziente. Benissimo, dottor Toto, io la ringrazio molto per essere stato qui ad Eccellenze Italiane, spero di rivederla presto. Grazie a voi, a presto. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Io vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.